narcisista, come non essere succubi del narcisista. Allora, intanto ricordo che chi volesse dare un sostegno al canale può farlo facendo l'abbonamento. Per abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino alla tastina iscriviti, selezioni l'abbonamento preferito. Se vuoi fare una piccola donazione, clicca sul tastino col dollarino e fai una piccola donazione. Ma veniamo al tema, mentre salutiamo Irene e Rosy, veniamo al tema, quindi come avere la tua rivincita sul narcisista. Allora, beh, la rivincita sul narcisista è un obiettivo molto importante, però non deve sfociare in un tentativo di vendetta, perché un tentativo di vendetta può essere controproducente e persino dannoso per te. Fondamentalmente, per quale motivo il tentativo di vendetta, diciamo, può apparire anche, diciamo, dannoso? Ma per diversi motivi, fondamentalmente. Il concetto di fondo è che un tentativo di vendetta può portare, diciamo, a che cosa? Può portarti a restare vincolato al passato, e questo è un punto fondamentale, ti può tenere bloccato sul passato, e questo non è mai positivo, perché l'odio, diciamo così, e l'amore fondamentalmente sono due cose che vanno di pari passo, no? Sembra strano, ma odio e amore sono uno il diciamo, sono uno il contraltare dell'altro, il verso e l'inverso della stessa situazione. Quindi è importante avere una rivincita. Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple. È importante avere una rivincita sul narcisista, ma non è utile, non è, diciamo, come dire, vantaggioso avere quella che potremmo chiamare vendetta, perché la vendetta di fatto non ti porta dei risultati. Questo, devi tenerlo presente. La vendetta non porta dei risultati positivi. Questo per diversi motivi e dobbiamo imparare a capire quali sono, quindi, e cosa dobbiamo fare. Sicuramente la vendetta è un obiettivo molto comune da parte di molte persone, però può portarti grandi problemi. Perché ti tiene bloccato al passato? La vendetta è un modo per rimanere ancorati al passato. È un modo per rimanere ancorati al dolore e alla rabbia che hai provato a causa del narcisista. Se ti concentri sulla vendetta, diciamo, non sarai in grado di costruire la tua vita. E poi la vendetta è alimentata dall'odio. L'odio è una forza distruttiva. E quindi diciamo che finirai per ferirti da sola, fondamentalmente, o da solo, e questo è da tenere presente. D'altra parte, la vendetta può portare conseguenze negative, può portare dei comportamenti distruttivi, può portare dei comportamenti, diciamo, può portare dei comportamenti dannosi per te, e noi dobbiamo imparare a preservarci. Se stai pensando, diciamo, di avere una vendetta, è importante fermarti e considerare le potenziali conseguenze. E invece è giusto avere una rivincita, che è un qualcosa di completamente diverso, perché la vendetta sicuramente non ti porterà felicità o la soddisfazione, ma in realtà potrebbe di fatto peggiorare la soluzione. Se stai cercando, diciamo, un modo per uscire fuori dal dolore che hai provato a causa del narcisista, allora quello che devi fare
diciamo, imparare a concentrarti su te stessa, dedicare tempo a prenderti cura di te stesso e sia fisicamente sia emotivamente, fai cose sicuramente che ti rendono felice e che ti aiutano poi a stare bene con te stessa, con te stesso, che poi diciamo di fatto è la cosa fondamentale. Salutiamo anche Nicoletta e salutiamo anche Rosy, salutiamo anche Rosy. Quindi questo è un po' il concetto, no, di base, però poi vediamo cosa possiamo fare, insomma, perché questo ci sono delle cose che noi possiamo fare, ovviamente. Ci sono tante cose. Intanto, come dicevamo prima, la prima cosa che devi fare è sganciarti dal narcisista. Quindi, per sganciarti dal narcisista, devi intanto riconoscere che sei in una relazione tossica. Cioè, il primo passo è proprio quello di riconoscere che sei in una relazione tossica. E quindi, se stai, diciamo, vivendo una relazione tossica, devi venire fuori da questa stessa relazione. E questo è un altro concetto che è veramente molto importante, che ti impedisce, diciamo, che ti aiuta a stare meglio. Venire fuori, ovviamente, tu devi cercare di capire quali sono i comportamenti di una relazione tossica. Ad esempio, gli abusi verbali, gli abusi emotivi, no? Una persona che ti tratta male verbalmente, emotivamente. Cioè, tu non è che sei fatto lì per aspettare e vedere che questa persona ti tratta male, e se ti tratta male, tu devi, come dire, impedirlo, no? Che vuol dire prenderti le tue distanze, vuol dire allontanarti. Questo io credo che sia un punto veramente importante, un punto veramente fondamentale, perché ti impedisce di, diciamo, di vivere poi una situazione negativa, no? Anche la manipolazione è un segno di una relazione che stai comunque in una relazione tossica. Manipolazione è una persona che comunque in qualche modo vuole farti delle cose, vuol farti fare delle cose che tu normalmente non vorresti fare. Ecco quindi che è importante che tu non ti lasci abbindolare, diciamo, e resti, cioè, e fai delle cose. Tu devi fare esattamente quello che ti va di fare, non devi fare altro, non è che devi stare lì a, diciamo, a fare delle cose che non ti va di fare. E come ad esempio, anche persone che sono controllanti con te, no? Persone che ti vogliono controllare, persone che vogliono sapere dove sei, cosa fai, perché lo fai. E questo è un'altra cosa che non devi assolutamente tollerare, non devi assolutamente accettare, perché tu non è che sei fatto per accettare, diciamo, dei controlli o accettare che una persona in qualche modo possa, diciamo, come dire, possa in qualche modo, diciamo, gestire la tua vita e dirti cos'è che devi fare e che cos'è che non devi fare. Questo è un punto molto importante, eh? Questo è un punto fondamentale, perché se tu ti concentri, diciamo, su altre situazioni, e questo è molto meglio, ti libererà, diciamo, e ti darà la possibilità di non essere controllato. Quindi tu non devi lasciare che qualcuno ti controlli, persone gelose, appunto, quindi persone gelose, persone che in qualche modo vogliono dirti dove sei, cosa fai, che ti metterebbero, che ne so, un microchip sottocutaneo per sapere dove sei, cosa fai. Salutiamo anche Lovely Sara Tarot e anche Daniela. Sono tutte cose che vanno tenute presente. Questo intanto ricordo a tutti che se volete dare un sostegno al canale potete fare una piccola donazione
anche un caffè ben accetto, basta cliccare sul dollarino, oppure se volete potete abbonarvi andando nella home page tastina abbonati. E salutiamo anche Andre. Poi persone che ti vogliono isolare o svalutare, sono tutte tattiche che i narcisisti utilizzano, che fanno parte, diciamo, delle relazioni tossiche. Quindi se tu vivi in una relazione tossica, devi uscire fuori da questa relazione tossica. E poi, diciamo, devi prendere una decisione. Quindi primo punto, riconosci che sei in una relazione tossica. Secondo punto, prendi una decisione. Una volta che hai riconosciuto che sei in una relazione tossica, devi prendere la decisione di andartene. E questo è il punto fondamentale. Non sarà una decisione facile, ma essenziale, tra virgolette, per la tua salute mentale, per la tua salute fisica. Ovviamente stabilisci un piano, no? Cioè definisci come, se ad esempio se vivi col narcisista, per dire, per un esempio, no? Come fare la separazione, insomma, come prenderti cura di te stessa, cosa fare, come affrontare, diciamo, un tipo di vita diversa, insomma, e prendersi cura di se stessi è fondamentale. Ovviamente quando tu chiuderai, se magari è un matrimonio, eccetera, eccetera, c'è, diciamo, ci sono delle cose che devi fare. La prima cosa è non cercare di dare una giustificazione al narcisista. Non è che devi stare lì a giustificare perché lo mandi a lo spari a fanculo. Non devi cercare né di convincerlo a cambiare, tanto non cambierà. Non devi cercare di giustificarti. Il narcisista non è in grado di capire il tuo punto di vista, non è in grado di provare empatia. Non cercare di convincerlo che te ne vuoi andare per questo motivo, per quello, giustificarti, quasi quasi a chiedere scusa. No, tu devi levarti dai coglioni, punto. E una volta che sei levato dai coglioni, o ti sei levata dai coglioni, amen, no, arrivederci e grazie. Cioè, arrivederci mica tanto, però grazie per aver fortificato, no? Poi evita il contatto. Il modo migliore per avere la tua rivincita sul narcisista è evitare il contatto. Questo significa che non deve rispondere alle sue chiamate, non deve rispondere ai suoi messaggi, non deve rispondere ai suoi tentativi di contattarli, di contattarti, insomma, nei vari social media, di scriverti, insomma. Questo è un punto fondamentale, no? Come devi essere preparata per la sua reazione, no? Perché il narcisista reagirà in qualche modo, il narcisista in qualche modo cercherà di, come dire, intortarti da prima, perché i narcisisti sono specialisti, no? nel cercare di intortare, sono specialisti nel cercare di prenderti una situazione, diciamo, di metterti, di incanalarti, no? In una situazione dove cercano di magari, come dire, farti capire, anche utilizzando un'altra manipolazione che, come abbiamo detto, il gaslighting, no? Poi devi crearti anche una rete di supporto, no? Cioè devi circondarti di persone che ti amano, di persone che ti supportano. Essere forte è fondamentale, mantenere il distacco del risultato mettere in crisi il narcisista sono tre obiettivi. Quindi questo è fondamentale. Tre obiettivi che devi darti, importanti secondo me, sono essere forte è un obiettivo importante. Poi anche, essere una persona che è in grado di vivere senza il narcisista, senza avere a che fare con il narcisista. Questo è anche molto importante, no? Quindi sono tre obiettivi che possono sembrare difficili da raggiungere, ma sono essenziali per sganciarsi dalla relazione tossica. Quindi prima cosa, essere forte. Secondo, mantenere il distacco dal risultato. Terzo, mettere in crisi il narcisista, proprio allontanandoti, perché tu quando non gli risponderai comunque lo manderai in crisi, comunque gli genererai
diciamo, quella che possiamo definire interruzione di schema, no? E che in qualche modo lo manda in tilt, ma sono cose che devi assolutamente fare. Questo credo che sia un altro punto molto importante che devi imparare naturalmente a prendere in considerazione, no? Sono tutte cose che richiedono la capacità di gestire le proprie emozioni. Essere forte significa avere la determinazione e la forza di volontà di andare avanti anche quando le cose sono difficili, perché questo vale un po' in tutti gli ambiti della vita, no? Cioè, la vita non è sempre, come dire, in discesa. Ci saranno anche gli imprevisti, ci saranno anche i momenti di salita, ma questo vale per tutti. Ditemi se secondo voi esiste una persona, io credo di no, che abbia sempre la vita in discesa, che abbia sempre nessun problema, perché, come dire, questo non è così. Però il 90% delle cose che dobbiamo imparare a fare è gestire questi momenti difficili, ad esempio anche l'abbandono di una persona, no? Sono momenti che possono sembrare difficili, ma che ci possono migliorare la forza. Quindi avere la forza, essere forte, significa quindi avere determinazione, forza di volontà, essere in grado di gestire le proprie emozioni senza farsi sopraffare dalla rabbia, ma neanche dalla tristezza, ma neanche dal dolore. Questo è un altro punto molto importante. Mantenere il distacco dal risultato significa non concentrarsi sulla punizione o sulla vendetta sul narcisista, significa invece concentrarsi sul proprio benessere, concentrarsi su se stessi, e questo è un punto fondamentale, no? Concentrarsi su se stessi e sul proprio benessere è l'altro punto. E poi mandare in crisi il narcisista significa fondamentalmente fargli perdere il controllo. E se vuoi fargli perdere il controllo, cioè se tu vuoi far perdere il controllo al narcisista, beh, quello che devi fare è fondamentalmente non dargli la soddisfazione di vederti soffrire. Tu non devi dargli mai la soddisfazione di vederti soffrire, e non devi neanche mai dargli la soddisfazione di manipolarti. È questo che lo manda fuori controllo, no? Questo è veramente importante, credo, perché, diciamo, se tu vuoi riuscire, diciamo, ad ottenere queste cose, devi imparare a fare questo, no? Devi imparare, diciamo, a non farti manipolare, a non soffrire. Per raggiungere questi obiettivi cosa fare? Beh, come dicevo prima, ovviamente la prima cosa è sempre riconoscere che sei in una relazione tossica. Questo è il primo passo, diciamo, no? Questo è il primo passo per iniziare il processo di rivincita, se vogliamo. Questo è fondamentale. Se non riconosci che sei in una relazione tossica, sarà difficile, no, andare avanti. Poi devi concentrarti su te stessa, cioè devi dedicare del tempo a prenderti cura di te stessa o di te stesso, come dicevo, sia fisicamente sia emotivamente. Fai cose che ti rendono felici, che ti aiutano a sentirti bene con te stessa. Come dicevo, altra cosa importante, evita il contatto con il narcisista. Questo di fatto poi alla fine è il modo migliore per proteggerti dalla sua manipolazione, no? Per proteggerti dai suoi abusi. È molto importante questo. Non cercare, come dicevo, di convincerlo, di giustificarti, perché non porta nessun risultato. Devi essere preparata alla sua reazione, ma devi rimanere salda o saldo nei tuoi confini. Cioè, non devi permettere al narcisista di oltrepassare i tuoi confini. Perché, diciamo, devi fermarlo attraverso una comunicazione assertiva, cioè devi dire di no. Fondamentalmente il dire di no è fondamentale. Come non devi cedere alla sua rabbia, il narcisista può provare a farti arrabbiare,
in modo da poterti manipolare, perché paradossalmente se ti arrabbi, se sviluppi rabbia, sei molto più manipolabile, perché comunque sarai in preda delle emozioni e queste emozioni non ti permetteranno, diciamo, di vedere bene la realtà, no? Quando noi abbiamo la mente offuscata dalla rabbia, quando noi abbiamo la mente offuscata dal rancore, beh, difficilmente riusciamo a essere, come dire, lucidi nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte. Quindi mai cedere alla rabbia, è molto importante, mai cedere alla rabbia. E poi non devi prendere le sue parole sul personale, cioè il narcisista ti dirà cose cattive per ferirti, ma non devi prenderle sul personale, devi semplicemente ricordarti che non sono vere. Questo è un punto fondamentale. E poi, secondo me, bisogna anche imparare a esercitare compassione con se stessi, cioè essere compassionevoli con se stessi. La compassione significa vivere una passione assieme, quindi vivere la passione assieme a se stessi. Quindi è normale sentirsi tristi, magari arrabbiati, spaventati, quando hai lasciato il narcisista o quando ti ha lasciato. Quindi concediti il tempo per, il tempo per liberarti, dal narcisista. Quindi il tempo ci vuole, il tempo, devi prenderlo. Questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Ti devi prendere il tuo tempo, perché se non ti prendi il tuo tempo, come dire, non è che otterrai dei grandi risultati, se non ti prendi il tuo tempo, è difficile che tu possa raggiungere, che tu possa stare bene, è difficile che tu possa viverti bene, diciamo, le tue situazioni. Purtroppo questo è un qualcosa che succede, non ci possiamo fare niente fondamentalmente, no? È molto importante. Secondo me questo è un punto che è davvero importante, davvero fondamentale, avere compassione verso se stessi. Quindi queste sono alcune cose che secondo me sono fondamentali, no? Poi evita assolutamente, di non proteggerti, devi imparare a proteggerti, no? Quindi imparare a diventare consapevole anche di quelli che sono i tuoi limiti, no? Cioè non accettare che venga oltraggiata la tua dignità, perché se accetti che la tua dignità venga oltraggiata, se accetti che la tua dignità venga bistrattata, beh, ne pagherai comunque le conseguenze fondamentalmente, no? Quindi devi imparare a non farti coinvolgere emotivamente. Poi è tutto lì, non farti coinvolgere emotivamente. E tieni presente che poi i narcisisti utilizzano, no, tutte queste strategie che vanno dal ghosting, vanno ad altre cose, no? Perché poi i narcisisti usano il ghosting, e ci sono, diciamo, che cos'è il ghosting fondamentalmente? Il ghosting è una forma, diciamo, di abuso emotivo fondamentalmente che il narcisista utilizza, e utilizza anche, devo dire, molto spesso, perché ha questa cosa, no? Il narcisista usa il ghosting, usa questi metodi. È una forma di abuso emotivo che consiste, ad esempio, nell'interruzione improvvisa e inspiegata, diciamo, di tutte le forme di comunicazione con un'altra persona. Quindi questo è quello che tu devi fare a lui e non, o a lei, non lasciare che venga fatto a te, cioè non soffrire per questo, perché ovviamente il narcisista prova a non chiamarti, a non mandarti messaggi,
Il ghosting è un comportamento che può essere molto doloroso e quindi devi cercare eventualmente di applicarlo tu, perché se tu ti senti abbandonata, confusa, ferita, sarai ovviamente molto soggetto alla manipolazione. E perché il narcisista utilizza questa strategia che poi appunto dovresti imparare a usare te per controllare la vittima? Il narcisista vuole avere il potere, il controllo sulla vittima. Il ghosting è sicuramente un modo per mantenere il potere e per mantenere il controllo sulla vittima. Quindi lo fa per punire, perché il ghosting è anche punitivo, no? Il narcisista può usare il ghosting per sminuirti, per farti sentire indegna, per farti sentire indegna, per oltraggiare, per distruggere la tua dignità. Indegna e farti sentire indegna di amore, addirittura indegna di attenzione. Questo è il fatto più grave, no? Se tu pensi di non meritare amore, se tu pensi di non meritare, diciamo, di essere felice, ti farà a pezzi fondamentalmente. Poi il ghosting viene utilizzato per svalutarti, no? Il narcisista in generale può usare il ghosting per svalutare la vittima, per punirla. Per punirla per qualcosa che ha fatto o ha detto. Queste sono tutte strategie che i narcisisti utilizzano, no? Quindi il ghosting può essere difficile da affrontare, ma è importante ricordare che non è colpa tua se quello si è allontanato. Tu devi pensare, poverino, non sa quello che si è perso. Anzi, devi pensare qualcosa di più. Devi pensare, vado ad accendere un cero, vado a fare, come si chiama quel percorso, no, di Medjugorje, quel percorso di 300 km lì, il cammino di Santiago, vado a fare il cammino di Santiago per, come dire, ringraziare del fatto che si è tolto dai coglioni da solo. Quindi dovresti andare come, diciamo, come cosa dovresti andare a fare il cammino di Santiago a piedi, lì quello che è, 300 km, quello che è. Perché devi essere felice del fatto che sei levato dai coglioni o si è levato dai coglioni. Non devi assolutamente farti ferire o vivertene una colpa. Quindi, quando questo qui ti fa il ghosting, e tu semplicemente non devi cercare di contattarlo. Devi assolutamente fottertene. Se continui a cercare il narcisista. Se continui, ecco, bravo, pure la scalata santa a San Giovanni in ginocchio, bene, bene. Oppure, quindi devi evitare di cercare di contattarlo, no? Perché se continui a cercarlo, gli stai dando l'attenzione che desidera. Invece devi concentrarti su te stessa o su te stesso, Adesso io parlo al femminile, ma vale anche per il maschile fondamentalmente. E non prendere sul personale, trovare degli amici. Con il tempo, diciamo, e il supporto degli amici, perché è importante non farsi isolare. Ecco, questo è come dice, ad esempio, se si allontana, devi dirti è merito mio e darti una pacca sulla spalla, brava Grinettina. Se si allontana, fuori dai coglioni, fuori dai maroni, vai. Brinda champagne, oppure ostriche champagne se ne va via, oppure vai a fare un voto alla Madonna di Fatima, alla Madonna di Lourdes, non lo so, è molto importante questo. Non cercare di ricontattarlo e mantieni le tue amicizie. È molto importante non farsi isolare e mantenere i propri contatti e le proprie cose fondamentalmente. E poi devi trovare un supporto, no? Questo è fondamentale. Con il tempo il narcisista, diciamo, tu troverai la tua dimensione senza il narcisista e potrai trovare la felicità. Quindi diciamo che i narcisisti spariscono improvvisamente. Com'è che fanno ghosting i narcisisti? Alcuni esempi pratici, diciamo, di ghosting che i narcisisti possono fare e che fanno spesso per vedere, per
per testare, no, come tu reagisci a queste cose. Ad esempio, può sparire improvvisamente senza darti spiegazioni, no? Può smettere di rispondere alle chiamate, ai messaggi, alle mail. Può anche scomparire dai social media, fottitene, è un problema suo, non è un problema tuo. Ti può bloccare sui media, sui telefoni, eccetera, eccetera, perché pensa che se tu non puoi contattarlo, passerà il tempo a controllare WhatsApp, se per caso ti ha sbloccata, non ti ha sbloccata, passerà il tempo, diciamo, a sperare che le cose vadano in un certo modo, ma in realtà le cose non andranno in quel modo. E poi tieni presente che tanto un narcisista riapparirà, anzi può riapparire improvvisamente, è facile che lo fa, dopo un periodo di ghosting. Lo farà per manipolarti, lo farà per controllare se ha ancora potere nei tuoi confronti. Ed è lì che tu devi proprio evitare di cadere nella trappola, no? Evitare di cadere nel tranello. Perché se tu cadi nella trappola, cadi nel tranello, e beh, praticamente sei panata, diciamo, non avrai chance, non avrai possibilità di sopravvivere. Purtroppo è così, no? Se tu cadi vittima, diciamo così, del narcisista, e anche dire il mio narcisista ovviamente è sbagliato, no? Perché il narcisista non è tuo, ma in realtà nessuna persona è tua. Dobbiamo levarci dai coglioni. Cioè, il miglior modo per avere una rivincita sul narcisista è non esserne più collegati, non avere più contatti, non fottersene, anzi, festeggiare, essere felici. E, come dire, questo è il punto fondamentale, no? Perché tutto il resto, ci sono le persone che dicono, io lo voglio riconquistare per poi mandarlo a fanculo. Non è vero. Tu, chi dice così, lo vuole riconquistare perché ha una paura fottuta. Ha una paura fottuta che questo di perderlo, e quindi racconta delle palle soprattutto a se stessa o a se stesso, no? Tutti quelli che dicono, lo voglio riconquistare così poi lo manda a fanculo io, lo voglio riconquistare. No, tu lo vuoi riconquistare perché hai paura dell'abbandono, è quello il problema. Perché chi non ha paura se ne sbatte i coglioni. Diventa come una, diciamo, una lavatrice rotta, diventa come un frigorifero rotto, non te ne frega più un cazzo. Non vedi l'ora il frigorifero rotto di portarlo nella rumenta. Il frigorifero rotto, se c'è un frigorifero rotto, che cosa vuoi fare se c'è un frigorifero rotto? Se c'è un frigorifero rotto, tu vuoi portarlo in discarica. E quindi se il narcisista è un frigorifero rotto, portalo in discarica, portalo nella rumenta, portalo in discarica e lascialo nella rumenta. È l'unica cosa che devi fare. Purtroppo, per fortuna, diciamo, non ce ne sono altre, non ci sono altre possibilità, perché altrimenti, diciamo che la tua situazione non è che migliora, se c'è a che fare con una persona come narcisista che ti tiene vinculata in tante situazioni. Quindi questo credo che sia un altro punto fondamentale da prendere in considerazione, no? Quindi analizza te stesso, per quello che dicevo, bisogna imparare a saper gestire le proprie emozioni, bisogna imparare a saper controllare le proprie emozioni, perché se non siamo in grado di controllare le nostre emozioni, di fatto non ne veniamo più fuori. Bene, metti un like! Condividi il video con tutti i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, è gratis, così riceverai tra l'altro le notifiche di tutti i nuovi video. E ti ricordo